da Erika. L'attacco di Fiorina, tutto braccio, il salvataggio di Costa Grande. Mari, ancora un appoggio al suo con un Simienko che leva letteralmente il pallone dalle mani di Valentina Fiorin, concede suo malgrado il punto a Pesaro, 23-21. Dentro Sala Petrolo, fuori proprio Lena Ustimienko per questo giro dietro con Petrolo, in realtà un libero di ruolo in grado di coprire e di ricevere bene come ha fatto in questo caso Fiorin, e il pallone è dentro nonostante la chiamata fuori. Poi la stessa Sheila che dice alle compagne era davvero dentro. 23-22. Chieri sempre sotto di uno. Erika può forzare, ne ha facoltà. Berg, Mari chiede di arretrare per coprire Guidetti, Ferretti, Erika la seconda linea, buonissima la fase in copertura di Costa Grande, poi Mari con non poca fortuna aiutata dal nastro mette giù il pallone dal 24-22, comunque ha tirato una diagonale strettissima. E allora due palle sette per Scavolini, Berga al servizio, sarà per la ricezione, pallone direttamente da salvataggio di Borri, Petrolio, l'appoggio di Fiorin, Puerari, Berg, Mari a tutta forza sulle mani del muro, poi forse tra Petrolo e Borri vanno a incastrarsi, ma il pallone era destinato non oltre. Allora il primo set si chiude 25-22 in favore della Scavolini di Pesaro, che ha comunque dovuto affaticare non poco. È vero, la squadra di Zoroberto è sempre stata in avanti nel corso di questo set, con questo più 2 che era diventato addirittura un più 4 sul 21-17, poi la rimonta parziale di Chieri fino al 22-20 e questo più 2 trascinato fino al finale, quindi 25-22, 1-0 su questo campo. Mentre per la Despar Perugia si trasfira all'orizzonte un alto periodo di ritiro, la Despar è stata battuta 3-0 dalla Pleradio Fop Vedretti Bergamo, 25-22, 25-22, 25-20. Si è 2-0 invece a Novara, dove la Sant'Orsola sta vincendo 2 set con i parziali a 10 e a 20. E infine a Vicenza siamo al terzo set, 2-1 per Piacenza, che dopo aver perso il primo set e dopo aver vinto il primo set 25-20 ha perso i due seguenti 20-18 e 25-17. Gli highlights del primo set preparati per voi da Domini Soso. Primo set che ha visto mettere 6 palloni a terra da Carolina Costagrande e 4 con due muri da Martina Guigi per quanto riguarda la Scavolini Pesaro, 7 palloni a terra da Erika e 4 da Valentina Fiorin per quanto riguarda invece la Bicchina San Paolo e Chieri, e 3 muri a 2 in favore della Scavolini Pesaro, percentuali di 40% in attacco per la Scavolini, di 44 per Chieri, qualche errore di troppo per Chieri, ma più che altro sono stati tutti infrazioni in invasioni, 3 errori in attacco invece per quanto riguarda la Scavolini Pesaro. E Chieri deve dare qualcosina in più per tenere il ritmo di Chieri se vuole sperare di portare a casa la vittoria o perlomeno un punto. La Scavolini si sta come dire riprendendo da questo terribile trittico con le 3 sconfitte tra campionato e coppa. Pronto a tornare in campo, il servizio sarà nelle mani della Scavolini Pesaro e sarà la centrale Martina Guigi.
Allora, controllate le rotazioni, non ci sono novità per quanto riguarda le due squadre. È tornata in campo Leno Simienko, che era stata messa da parte nel finale di set. Inizia con il libero Borri in campo e con Giovanna invece in panchina. La Scavolini Pesaro. Tutto pronto, allora eccola qui, dato al via Martina Guigi. Il nastro stava per complicare la situazione, poi Erika va a lavorare un grandissimo pallone, ottavo punto della serata per lei, apre il set 1-0 Chieri. Il pallone è fuori di Fiorin, quarto errore in battuta di Chieri contro i due di Pesaro. Linzeiberg, servizio fastidioso il suo. Borri non si lascia ingannare, Ferretti, Erika, e poi c'è l'invasione di Kinga Michilevic che chiede a Berg: sei stata te? No, invece è Sheila ad invadere, grazie a Domini Soso. 2-1 per la Chieri. Mari, gran botta al suo, poi vanno a incrociarsi in copertura Ferretti e Fiorin. La brasiliana rabbioso, il pallone del due pari, adesso Mari va in servizio, istruzioni intanto volanti di Zeroberto alla palleggiatrice Lindsay Berg. Fiorin, Ferretti, il muro di Scavolini, ci riprova questa volta con Erika e lavora molto di polso, davvero una grandissima giocatrice, la brasiliana riporta avanti.